Cercavo un maricano, ho trovato te. Cornetto così dolce, non dirmi buongiorno. Nulla ragazzi, lo vedo, 10:30 split. Siamo arrivati all'aeroporto, però non riesco a trovare, non so se voi lo vedete, non riusciamo a trovare Edinson Cavani. Comunque già stavo perdendo la carta d'identità, tutto a posto. Mi hanno controllato le mani perché vedete, se metto il sapone è buono quello. Le offerte, quelle che ci piacciono. Ah, vedi? 6 minuti 10 euro, mi sembra un affare. 12 minuti 20 euro perché è un'offerta, giustamente. Siamo arrivati a gate, dobbiamo soltanto entrare. E comunque alla fine Matador Cavani non l'abbiamo più acchiappato. Come aggiungere le persone? Su Facebook. We are into the airplane. E dai! Sembra un documentario. Sì, ragazzi. Guarda, io sono pronto, sono ready to fly. Marco, tu sei pronto? Prontissimo. Già sta rumendo, Marco. Matti, sei pronto? No. No? Vi ho detto di non chiedermelo. Quando sei pronta, Sara? Prontissimo. No, sei pronta? Ma sei per il bus? Sei pronti? Sono nato qui. Sei nato con te? Dai, vedi Marco. Sei pronta? Io voglio provare a tutti i costi lo scivolo, che secondo me è un'attrazione molto bella. Poi vedi, ce ne stanno vari di scivoli. Sta tipo due scivoli avanti e due scivoli indietro. Sì, tutti lo vogliono provare. Sono... Da vorrei vivere principalmente. No, questo è. Anzi, vivi un'esperienza nuova? Stanno 20 metri di differenza d'altezza fra la parte a nord, cioè a prua e a poppa. Cioè sta proprio. Yes, sta. Ma manco il tempo di decollare che già stiamo atterrando. Ma che soddisfazione ci sta, non lo so. Ragazzi. Ma questa ignoranza dell'applauso. Siamo arrivati, è durato nulla il viaggio, veramente nulla, manco il tempo di salire che siamo scesi. E comunque ma arriveremo qua, ci diranno sicuramente, ma ragazzi questi sono scherzi, siamo ancora a Napoli, è solo un centro televisivo, è tutto finto. Ah, si vede che è proprio cartongesso, cartone, guarda, tutto finto. Tutto Giuliano, tutto Giuliano, da Nacci tre a rubare. C'è sta Mattia Scarpi. E poi c'è Sara. Due pizzette. Ragazzi, c'è la pubblicità, rapelo qua. Se vedi questo video metti un mi piace. Olè. Non rifai, non è venuto bene, Mario. Sì, eh. Marco!
Ma sei bellissimo. Perché sei tutto impostato? Da via Diocleziano a Palazzo Diocleziano un attimo. No, no, spegni. Nessuno ci attende. No. Siamo pronti a cercare un autoveicolo. La ragazzina anche è molto bruttina, mi dicono. Tutto agro, aspetto tagro, aspetto romana. Ci siamo ancora nell'aeroporto perché non riusciamo a trovare una macchina. E tutte le macchine che ci sono prenotate da casa. Quindi adesso controlliamo quest'ultima. Ma sixth. E se non la troviamo qua, prendiamo il bus, andiamo al centro di Spalato e la cerchiamo là. Perché is the only solution. Questo è l'aeroporto, l'esterno dell'aeroporto, noi siamo ancora. Mamma mia, incredibile! E siamo all'ombra. C'è la possibilità che noi, invece di vendere due macchinine, prendiamo un van e quindi di conseguenza ci troveremo in una macchina tutti quanti, però la macchina tanto, cioè ci prendiamo tutta la strada, mai preso nella life. Sara vuole entrare nel vlog. Ah, Sara, dici, cosa ne pensi? In vista l'esperienza dello scorso anno, questo è il mio giro perlustrativo per controllare tutti i danni, tutti i chip di graffetti che ha la carrozzeria della macchina. In questo modo siamo più protetti e più sicuri. Abbiamo preso un minivan, un Renault Traffic, da 9 posti, e niente. Da troppi posti. Troppi posti. Audi A3 che mi pare un'astronave, che sei un'astronave, frate? Il nostro pilota in questo momento... Un po' d'ansia, ragazzi. Un po' d'ansia, la prima guida, drone. Di solito guido un sub, ma questo è un po' di... Ok, alright. Che devo mettere Spalato? Sì. Ma va, Mario, vai. Mi sa che devo rallentare un po'. Sarà 95. La sesta va messa solo quando si cammina. Vabbè, cioè, mo che sto 80 in sesta e sto accelerando, fa un po' di... Cioè, non va buono. Anzi, metro is the new Ikea. Ikea. Ma vuoi, te l'è qua. No, questo è il supermercato all'inglese. È lo stesso fonte, i stessi colori. Ecco qua. Venga, va dentro. Split, dritto. Laggiù c'è Split. Dormi un po', eh. Dovrebbe essere Split. Se uno viene in Croazia e devi aspettare uno che tiene la Fiat punto. Non basta in Italia. Ehi ragazzi, si conclude qui il primo video. Mi dispiace soltanto del fatto che non sono riuscito nemmeno a finire il primo giorno. Però tutto a posto. Ci rifaremo nel prossimo video che uscirà a presto, visto che comunque già l'avevo montato. Però mi sono reso conto che erano troppi minuti e quindi l'ho diviso a metà. Mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata che penso uscirà fra martedì, mercoledì. Ok? Al prossimo video, ragazzi.